Buonasera cari telespettatori e benvenuti a questa nuova puntata di Wine & Luxury. Iniziamo subito con le notizie con il nostro notiziario. Continua il momento positivo di Brunello Cucinelli che ha registrato ricavi netti, pensate, pari a 502,6 milioni di euro nei primi 9 mesi del 2021, in crescita del 9,4% rispetto al 30 settembre 2019. L'azienda infatti ha incassato buone performance in Asia con un fatturato in crescita del 18%, in Europa del circa 14% e nelle Americhe 7,9%, mentre ha evidenziato una flessione in Italia del 6,9%. Il commento dello stesso Brunello Cucinelli è stato questo: i primi 9 mesi dell'anno sono andati davvero molto molto bene, ha detto appunto il presidente esecutivo e direttore creativo della società. Le collezioni stanno riscuotendo un grande apprezzamento in tutto il mondo e dovunque appare un forte desiderio di tornare nei negozi fisici. Sinceramente un anno fa non sarebbe stato possibile pensare a un risultato così eccellente che ci fa prevedere la chiusura dell'anno in corso con una bellissima crescita di fatturato del circa 25% rispetto al 2020. Ancora nell'ambito sempre del marketing, le azioni della società di Solomeo guadagnavano quasi il 2% in piazza affari e la lotta contro i cambiamenti climatici si fa dura in Cina e il paese si prepara a una stretta sul fronte delle emissioni, una misura che farà sentire il suo peso anche nei confronti delle aziende di lusso. Secondo quanto riportato dall'agenzia Bloomberg, gli analisti di China International Capital Corp hanno dichiarato che il sistema di tassazione dei consumi comporterà anche un aumento delle tariffe sui beni di lusso e sui prodotti la cui produzione prevede grandi quantitativi di energia consumata o genera un inquinamento significativo. I cambiamenti, spiega l'agenzia, saranno focalizzati in ambiti di linea con gli obiettivi della Cina di raggiungere la neutralità del carbonio e la prosperità comune. L'imposta sui consumi cinesi prevede al momento aliquote inferiori al 20% per la maggior parte dei prodotti e tocca diversi beni tra cui il tabacco, gli orologi, i liquori, le auto di lusso, settori merceologici che arrivano a toccare il 9% delle entrate fiscali complessive, come sottolineano gli analisti. Per gli analisti, appunto, la strategia cinese di redistribuzione delle ricchezze e dei consumi potrebbe non terminare qui. Nel mirino di Pechino potrebbe entrare anche la riscossione dell'imposta sui consumi anche nelle vendite al dettaglio e nelle vendite all'ingrosso. Per i marchi occidentali potrebbe rappresentare un nuovo sussulto in un momento in cui l'ex celeste impero sta rivivendo numerosi aspetti della sua politica economica, con conseguenti contraccolpi anche sulle vendite dei brand di lusso internazionali del paese. E questa è la decisione di Pechino di stringere le maglie attorno ai beni di lusso e ai prodotti energivori, si lega però a doppio filo con la grave crisi energetica che sta attanagliando il nord-est del paese da diverse settimane. Le fabbriche sono rimaste ferme e pensate nel nord-est del paese per evitare di superare i limiti di consumo energetico imposti dal governo centrale per promuovere l'efficienza. Dietro la crisi che pesa sui mercati ci sono i prezzi record raggiunti dal carbone. Questa è una notizia di lusso per farvi capire come stanno cambiando le strategie e come stanno anche cambiando le stesse decisioni dei mercati internazionali e quindi l'orientamento di questa appunto azienda molto grande e molto variegata che è l'azienda di lusso. Sempre per continuare con il vino, invece un vino per ricostruire il legame dei giovani con il proprio territorio si chiama Serre di Mulino a Vento ed è il frutto di un progetto di ricerca fortemente voluto, pensate, dalla storica famiglia del vino italiano Mastro Bernardino insieme al comune di Pollica, iniziato 5 anni fa e che ha visto un importante investimento proprio nel cuore del Cilento. Sulle pendici, pensate, ai piedi del Monte Stella e sul colle Serra di Mulino a Vento, a un'altitudine di circa 500 metri, è stata identificata un'area vocata all'impianto di un vigneto dedicato interamente, pensate, al nobile aglianico. Questo nuovo vitigno ha dato i suoi frutti, raccolti nella vendemmia per la prima volta anche insieme agli studenti delle scuole. Il progetto Serra di Mulino a Vento ambisce a coltivare la vite per coltivare il futuro. Questo è il monito molto suggestivo.
Serra di Mulino a Vento non sarà solo un vino, ma anche l'emblema della ricostruzione culturale del legame tra le giovani generazioni. Il futuro del territorio cilentano, sottolinea il sindaco di Polica Stefano Pisani, un luogo speciale nel quale non solo continueremo a coltivare la terra, ma nel quale la convivialità della dieta mediterranea troverà il suo nuovo spirito per andare incontro al futuro, quindi una sorta proprio di monito per le nuove generazioni. Un investimento reso possibile grazie alla famiglia Mastro Berardino a favore di un progetto teso a sperimentare una viticoltura in altura andando a ricercare delle condizioni pedoclimatiche idonee, un esperimento che mantenga tutta la freschezza, l'eleganza e i toni caratterizzati la viticoltura di montagna, ci spiega proprio Pietro Mastro Berardino, una sperimentazione che riguarda l'aglianico ed è appena agli inizi. Il vigneto porta solo i primi grappoli, le piante sono ancora molto giovani ed esili, una produzione tuttavia sufficiente per cominciare ad esplorare le potenzialità di questi suoli e di queste condizioni microambientali. Con la realizzazione di questo investimento nel Cilento, grazie all'intesa con il Comune, Mastro Berardino vuole rinforzare i valori che da sempre ne contraddistinguono la visione e proprio la mission imprenditoriale, ovvero la valorizzazione del territorio campano e la sua promozione tramite il messaggio del vino in tutto il mondo. Il progetto Serra di Mulino a Vento si inserisce anche nel più ampio percorso di riscoperta della dieta mediterranea, uno stile di vita che nel 2010 è stato riconosciuto dall'UNESCO quale patrimonio culturale e immateriale dell'umanità, un patrimonio che ha radici antichissime e che da sempre include il vino come componente pensata essenziale per uno stile di vita alimentare equilibrato e sano, orientato all'educazione dei giovani e alla filosofia della moderazione e della qualità della vita. Quindi noi alla famiglia Mastro Berardino e al sindaco Stefano Pisani di Pollica diamo veramente il nostro augurio di continuare un ad maiora che porti non soltanto un incentivo e un monito ai giovani, ma a tutta la comunità e a tutta la penisola italiana. Con queste notizie di vino e di lusso io vi ringrazio e vi do appuntamento dopo lo stacco per il nostro ospite. A fra poco. Ed eccoci cari telespettatori, come promesso al nostro ospite, l'ospite dove noi navighiamo appunto nell'ambito anche culturale, e io do il mio benvenuto al direttore generale della Fondazione Teatro Goldoni di Livorno, Mario Menicagli. Buonasera dottore. Buonasera, buonasera a tutti voi. Prima io, come buonasera, introduco sempre i miei ospiti, anche per lei ho preparato una citazione del grande compositore, pianista e direttore d'orchestra tedesco Beethoven. La musica è una rivelazione più profonda di ogni saggezza e filosofia. Chi penetra il senso della mia musica potrà liberarsi dalle miserie in cui si trascinano gli altri uomini. Dottor Menicagli, lei che appunto è diplomato in violino e ha svolto attività solistica di violino anche per i teatri di Livorno, Pisa e Lucca prima di dedicarsi alla direzione d'orchestra, e voglio ricordarlo, ha eseguito oltre 30 concerti da solista con orchestra. Si rivede in questa citazione del grande Beethoven? Beh, penso che ci si possano rivedere tutti coloro che hanno svolto attività musicale a tutti i livelli. Credo che la musica accompagni la nostra vita e viaggi nel nostro animo, nel nostro profondo, indipendentemente dalla qualità e dalle doti, dal talento dell'individuo. La musica accompagna veramente sempre ed è da un bene preziosissimo che dobbiamo coltivare ad ogni livello, dal livello amatoriale fino naturalmente alle vette più alte, tra cui appunto quella dell'autore di questa citazione che ci ha visto davvero dentro. È un bene infinito che purtroppo a volte viene trascurato, viene un po' sottovalutato, viene coltivato in modo superficiale, ma di cui abbiamo assolutamente bisogno, come di altre forme d'arte ovviamente.
Lei ha svolto quello che mi ha colpito, una sua duplice attività, sia artistica che amministrativa, con la direzione generale di festival, tra cui il Tuscana Jazz Festival, Feste di San Gimignano e l'Effetto Venezia di Livorno. Adesso si propinqua proprio tra il 10 e il 12 dicembre a dirigere il Teatro Goldoni di Livorno per il centenario dell'opera lirica di Pietro Mascagni, Il piccolo Marat. E poi questa mi è piaciuta molto perché Marat ce la fa anche il nostro Davide, il pittore bellissimo quando rappresenta la morte, no, di Marat. Le voglio chiedere, proprio perché mi interessa sempre l'uomo e lei ha iniziato proprio come diploma in violino, ora c'è questo aspetto direzionale, qual è l'aspetto della sua attività che più l'aggrada, che più sente calzato per il suo animo? Ma diciamo che la duplice attività deriva un po' da due grandi passioni che ho sempre avuto, quella della musica e quella dei numeri. Sono diplomato di ragioneria, ho svolto attività di ragioneria, anche se sembra che siano molto contrastanti l'uno con l'altro, in realtà c'è tanta affinità. E l'aspetto quindi organizzativo, l'aspetto che riguardava la musica, lo spettacolo in generale, anche dietro le quinte, diciamo così, mi ha sempre attratto. Quindi non ho mai scisso le due cose. Anche quando sono stato impegnato a livello violinistico, direttoriale, ho sempre in qualche modo svolto anche attività parallele, mi sono sempre messo dalla parte anche di chi organizzava, perché ho sempre visto in questo lavoro, in questa professione, una parte molto importante che può aiutare, può penalizzare i solisti, tutti i protagonisti, diciamo che poi agiscono sul palcoscenico. Spesso la cosa non è compresa tantissimo dai musicisti, dai solisti, dagli attori e quant'altro. E quindi diciamo che questa è una cosa che spesso comprendo bene quando sono protagonista, perché so cosa c'è dietro e cosa bisogna fare dietro e quante figure, quanti problemi risolvono le persone che lavorano magari senza essere in primo piano. Retribuo, certo. Quindi lei ne dà grande riscontro. Poi mi è piaciuto molto che lei durante il periodo del lockdown, perché questa adesso è un'altra sua veste che vediamo, e ha fatto, mi sembrava, no, come Beccaria, invece ha fatto, è autore dell'opera dei relitti e delle quarantene, no? Che cacofonicamente dei delitti e delle pene di qualcun altro. È bellissimo perché so che lei, a parte dedicarsi a composizioni di opere pop e di opere liriche, ma anche si è dedicato molto all'ambito del teatro, perché lei si è diplomato, tra i tanti titoli, al Centro Europeo di Autore di Testi sotto la guida di Mogol. E infatti anche per questo, insomma, l'ho pensata come anche autore teatrale e gli ho dedicato quest'altra citazione del Giorgio Albertazzi, del grande regista italiano: teatro è guardare vedendo. Quindi, lei cosa ha visto durante il periodo del lockdown? Che a parte questa sua grande composizione di opere pop e opere liriche, lei anche ha questo grande interesse nell'ambito del teatro, guardare vedendo, dottore, così ci spiega lei la differenza. Cosa ho visto durante il lockdown? Beh, diciamo che ho fatto un po' di necessità virtù accanto. Ovviamente non c'è da sottovalutare il primo periodo del lockdown, quando ci siamo trovati di fronte a una tragedia che si stava consumando e a cui non eravamo pronti, non eravamo abituati. E anche io mi sono trovato per la prima volta costretto in casa, cosa che non mi è mai capitato, diciamo sì, nella vita se non da bambino. E quindi io mi sono organizzato e ho ottimizzato il tempo che ho avuto a disposizione. Ho riscoperto, scusate, cose che avevo trascurato, come il cinema, la stessa televisione. Mi sono dedicato all'approfondimento di una lingua, chiaramente con lezioni online. E ho anche scritto quest'opera buffa Bellissima. in stile settecentesco, con due personaggi che erano una coppia che si trovava forzatamente rinchiusa in casa, e quindi con tutti gli aspetti che ovviamente in modo burlesco ne derivano. Questa coppia che si trova a accentuare gli scontri normali, diciamo le vicissitudini normali, perché anche la coabitazione fo fo
forzata proprio, e quindi non c'è modo di svago o di quant'altro. E vabbè, la citazione di Beccaria è chiaramente per stare sullo scherzo. Sul pezzo, altro, come diciamo noi giornalisti. La particolarità di quest'opera è che è stata concepita per essere messa in scena durante il lockdown, quindi attraverso il video. Complimenti. E tutti i personaggi, sia cantanti che musicisti, operano tramite fra le altre cose neanche uno studio televisivo, quindi dei cellulari, quello che avevano a disposizione in casa. Quindi c'è questo collage di cantanti e che appunto è su YouTube, di cantanti e di musicisti, che è stato coordinato un lavoro abbastanza complesso. Sono stato aiutato dal punto di vista tecnico, ovviamente, non essendo un grandissimo manipolatore di computer o di programmi. Mi piace molto lei, dottore, perché lei riesce con una facilità a passare da opere come, non so, Madame Butterfly, La Traviata, Don Giovanni, Così fan tutte, al Gatto con gli stivali, a Cenerentola, quindi questa, no, la musica che l'accompagna sempre, poi ripetiamolo, anche l'ambito teatrale. Lei, il vero Mario, cioè, si rivede di più Madame Butterfly oppure in quella che la definiamo così più una musica pop? Beh, è difficile, veramente. Cioè, se le dovessi dare una risposta, rischierei di magari compromettere anche la mia posizione per cui sono stato incaricato. No? Cioè, non vorrei dare risposte shock, ma non devo essere sincero, dipende dai momenti, dipende dalle sensazioni, da cosa uno vuol fare, a chi si vuol rivolgere. Io penso che ci sia in generale un grande bisogno di far capire che tutto può essere bello, tutto può essere divertente, tutto può essere approcciabile da tutti. Io rifiuto la linea che porta un determinato tipo di musica, quella colta, diciamo così, a far parte di una cerchia ristretta di persone, quasi volontariamente. A volte si tende un po' a elevare e a sostenere che qualcosa è più prezioso e più nobile di qualcos'altro. Cerco sempre di capire anche quello che ha successo e che magari a me non entra subito dentro. Cerco sempre di capire che spesso i giovani hanno ragione, perché il mondo va avanti e dobbiamo lasciarlo a loro. Quindi ho spesso discussioni di questo tipo. Sono cresciuto, nato a 9 anni, 10 anni con l'ascolto di opere liriche, a 14 anni ne conoscevo già 7-8 a memoria, quindi sono cresciuto con questo tipo di musica. Però mi sono avvicinato dopo al pop, ho tentato di avvicinarmi al rock, anche se è molto difficile, ma difficile proprio per me, perché richiede un'attenzione, tantissima attenzione e tantissimo tempo. Quindi non saprei sinceramente dire se mi ritrovo di più nella Madama Butterfly, in Mascagni o nella musica pop. Certo, ogni situazione ha la sua particolarità, ha la sua necessità di concentrazione. Non posso dire che tra quando canto una canzonetta in auto o quando dirigo un'opera possa mettere la stessa concentrazione. Questo sarebbe ovviamente una fantasia. Però se vado in auto raramente ascolto una sinfonia, ecco, molto più facilmente ascolto una sinfonia, perché ho più capacità e possibilità di distrarmi. Così come chi va a vedere concerti. Se va a vedere un concerto pop può cantare insieme al cantante, e purtroppo quando va a vedere un'opera lirica un concerto sinfonico lo può fare. E poi lei, diciamolo, ha composto e cantato per 2 anni il brano ufficiale della nazionale italiana di rugby, è stato solista in una cover di Baglioni, piuttosto che ha diretto l'orchestra per Ron, Antonella Ruggero, Toto Cutugno e tanta roba. Quindi veramente il dottore, credetemi, è una persona completa, è un prisma che ha tutti i colori. Io spero che le piaccia quest'ultima citazione di Edoardo De Filippo, questo drammaturgo e anche attore italiano, che dice che il teatro non è altro che il disperato sforzo dell'uomo di dare un senso alla vita. Questo lo possiamo accomunare anche con la musica, è d'accordo, dottore? Sì, si rifà un po' anche molto, è molto vicino a ciò che diceva Ludwig van Beethoven, ovviamente per due generi diversi, uno per la musica e uno per il teatro, ma il fine penso sia assolutamente lo stesso.
quello di dare un senso, è verissimo. Nelle forme d'arte, di espressione, sono le principali, la principale modalità per dare un senso alla vita, e questo si riscontra anche nel fatto che quando manca tantissimo, quando manca tutto, anche nelle zone dove i problemi vitali sono tantissimi, nella malattia, in tutto quanto, il rifugio verso l'arte è la medicina più importante, diciamo così. E questo non lo limiterei ovviamente a musica e teatro, ma a tutto, alle arti figurative, a tutto quanto, cioè si va in forme di espressione che spesso possono consentirci di lasciar perdere anche problemi della vita quotidiana, che a volte ci attanagliano e poi magari scopriamo che non sono così importanti. Bellissimo. Dottore, la veniamo a trovare a Livorno, io le faccio tanti auguri per questa direzione e sicuramente andrà benissimo. Io l'abbraccio e la ringrazio. E un saluto, grazie, insomma, a tutto, grazie, anche il suo staff. Grazie ancora. Grazie. Arrivederci. E cari telespettatori, io vi saluto, però poi vi lascio con l'ultima parte della puntata con il conte Nanni, che appunto vi illustrerà quelle che sono le tematiche del bello e del turismo, con la citazione appunto di Victor Hugo, che viaggiare, nascere e morire ogni volta, quindi proprio sul tema del turismo e del viaggio, e sul tema poi sempre del bello. E vi do appuntamento alla prossima puntata. Grazie. Buonasera, questa volta parlerò di turismo, visto che ultimamente a Pesaro si è parlato sempre di turismo. Abbiamo avuto varie riunioni tra albergatori, poi c'è stata l'assemblea dell'Associazione Pesarese Albergatori, dell'APA, poi gli stati generali, e quindi ho sentito tante versioni, tante idee, tante cose. Alcune mi hanno anche fatto piacere, perché hanno finalmente quasi convalidato quello che io dicevo tanti anni fa, anche 50-60 anni fa, perché io seguo il turismo, cioè gli alberghi, da una vita, quindi ho sempre detto che Pesaro merita un turismo medio-alto, e ho sempre detto che gli alberghi peggiori, fatiscenti, erano da trasformare in appartamenti, perché altrimenti è un danno per tutti. E infatti hanno chiuso 12 alberghi. Non si può costringere una persona a fare l'albergatore quando non ha voglia, quando l'albergo non può reggersi, perché sono cambiate tutte le esigenze dei clienti. E quindi io dicevo di poter dare la possibilità ai proprietari degli alberghi fatiscenti di trasformarli in appartamenti turistici, anche perché poi la gente viene tutto l'anno, anche a Pasqua, a Natale, quando c'ha la sua casa, oppure la presta agli amici, l'affitta, quindi praticamente dà lavoro alla città, ai ristoranti, ai bar, ai negozi per tutto l'anno. È un turismo medio alto, perché premetto che io faccio, appunto, mi occupo di turismo da 60 anni e ho fatto 6 alberghi partendo da zero, sono stato presidente degli albergatori della provincia di Pesaro, sono stato per tanti anni consigliere dell'APA, l'Associazione Pesarese Albergatori, sono stato presidente dell'APT, sono stato presidente degli albergatori italiani in Confindustria, sono stato console per tanti anni, quindi insomma penso di intendermi un po'. Poi soprattutto ho vissuto tanti anni all'estero quando ero console e ambasciatore, e ho viaggiato e visto il turismo di tutti i livelli, di alto livello, e ritengo che Pesaro si possa fare veramente un turismo medio-alto, non dico altissimo, ma medio-alto di sicuro, ed è un peccato fare prezzi bassi e stare in concorrenza con Igea Marina, con Bellaria, ma anche con Rimini, perché hanno alberghi di quarta, quinta, sesta fila, quando a Pesaro gli alberghi sono tutti praticamente quasi tutti in prima fila, vicino al mare, con la vista mare. Quindi possiamo mirare in alto. E vorrei dire che io vivo sempre, lo dico e lo ripeto sempre, nel dubbio, nell'incertezza,
non ho queste verità in tasca e quindi mi informo, chiedo, studio e in un mondo dove sento una tuttologia, tutti si intendono di tutti, di tutto, parlano di tutto, e anche sul turismo ho sentito dire sinceramente delle sciocchezze, perché uno non può intendersi quando fa un altro mestiere, fa altre cose. E purtroppo sono stati fatti anche tanti errori che poi sono costati a noi albergatori e al turismo in genere, ai ristoranti, ai bar. Ora, il mio suggerimento è questo, siccome appunto odio la presunzione, amo la modestia, di prendere una persona veramente preparata, un esperto in turismo, in modo che dia un indirizzo giusto, univoco, perché al giorno d'oggi tutto non si può fare, non possiamo pensare ad avere un turismo per tutti i tipi di turismo, cioè il turismo per scolastico, sportivo, della terza età e poi il turismo medio-alto con clienti che sono disposti a pagare anche cifre buone, che vengono invece per il cinema parafese, per il turismo culturale e d'arte. Non si possono mescolare, ormai c'è la specializzazione in tutto, sappiamo che nella medicina, prima c'erano solo i medici, poi i medici e i chirurghi, poi dopo gli ortopedici, poi l'ortopedico si è specializzato solo per gli arti, poi solo per le mani. Quindi anche nel turismo bisogna prendere delle decisioni e fare delle scelte, non possiamo fare il turismo per i ragazzi. Sono chiassosi, fanno tardi la notte, che poi vanno a Riccione, a Rimini, dove ci sono le strutture, ci sono le discoteche, ci sono tutte attrezzature che vanno bene per i ragazzi, mentre qui è sempre stata una città tranquilla per le famiglie che hanno i bambini piccoli, che vanno a letto presto, che vanno in spiaggia a giocare, e quindi non si possono mescolare con invece quelli che vogliono il chiasso, vogliono far tardi la sera e che poi spesso vogliono anche spendere poco. Quindi io penso che il Pesaro, che ha 12 musei, c'ha una città stupenda con dei palazzi bellissimi, delle chiese una più bella dell'altra, con Rocca Costanza, l'Imperiale, quindi dei castelli bellissimi, con delle colline fantastiche, con tre parchi, Parco Vittorio, Parco Miralfiori e soprattutto Parco San Bartolo, che è veramente unico e bellissimo, dove si possono fare tanti tipi di turismo, sempre legati o alla natura, o all'arte, o alla cultura. E poi abbiamo un'entroterra stupenda, con tutti i paesini, uno più bello dell'altro, ognuno con le sue mura, con le torri, con il suo castello, con il suo teatro. Quindi possiamo fare un percorso di questi piccoli paesi, centri vicini a Pesaro, fino ad arrivare anche a Urbino, o San Marino, a Cagli e a Gubbio, che non sono poi così lontani, per fare dei percorsi veramente di alto valore che attirino questa clientela che c'è, che è disposta a spendere, e non solo, ma che può venire tutto l'anno, perché il turismo culturale e d'arte non ha una stagionalità. Allora non possiamo puntare solo nella spiaggia, come potrebbero appunto fare piccole cittadine balneari, ma puntare su un turismo tutto l'anno qualificato, che non offre solo la spiaggia ma anche la cultura e l'arte. Questo è il mio suggerimento, e per far questo ci vuole un tecnico del turismo, della divulgazione, che riesca che abbia grande esperienza e mirare i mercati giusti, dove trovare appunto una clientela che potrebbe venire a Pesaro senza meno e trovarsi veramente bene. Ecco, questo poi è il mio augurio, è un interesse degli albergatori, dei ristoratori, dei bar, dei negozi e di tutta Pesaro. Buona serata a tutti.